Rettore, oggi l'europrogettazione è al centro del dibattito qui all'Università degli Studi di Salerno. Quali gli spunti più importanti che vogliamo trarre oggi? Innanzitutto la collaborazione istituzionale con l'ANCE, con l'Associazione dei Costruttori, con gli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti. La visione di un'università aperta al territorio che vuole alle porte non aperte ma spalancate, vuole dare collaborazione e in questo senso quando il Presidente ci ha parlato di questa iniziativa siamo stati belliti, abbiamo cercato di dare anche un contributo nella progettazione di queste giornate mettendo a disposizione alcune nostre professionalità che erano presenti in Ateneo e che hanno dato sui temi specifici, hanno le competenze per poter dare contributi. Credo che in questo senso anche oggi le presenze istituzionali della Regione e quindi dell'Università segnalino l'esigenza di far capire che questa la partita europea è la partita decisiva e come campani dobbiamo avere un fortissimo senso di responsabilità, quindi come Università siamo pronti a dare un nostro contributo fattivo perché riteniamo che questo sia il treno. L'ultimo treno che passa serio e quindi nelle università si devono trovare le competenze a sostegno di quella che è una politica di sviluppo della nostra regione.